Seconda fila 9, Sean Joseph, Alessandro Gocciadoro, 10, Super Sean SM, Andrea Cuzzinati, 11, Fry Rice, Arnold Mollema. La macchina è a 200 metri dal punto di stacco. Aumenta progressivamente velocità l'autostart. Jasper Beck rinuncia all'ala con Rido De Castel, così come Roberto Andreghetti per Pegasus Boco. Macchina che va per staccare. In errore intanto in coda il numero 9, Sean Joseph. Ha sbagliato Sean Joseph in coda. Poi disavventura a largo anche per il Lemaker, mentre al comando il numero 2 Smashing Victory, veloce all'esterno il numero 7 Basinger Hanover, in terza il 5 Zinza Brutture, quarto in fuori il 4 Ludo De Castel, 13-5-200 con Smashing Victory al comando. Uscita dalla piegata, Smashing Victory precede Basinger Hanover, mentre viene squalificato Sean Joseph. Primi 400 metri in 28.8 e gli ultimi due in 15.3 davanti alle tribune. Risale Ecio dei Veltri, che in poche battute si presenta ai fianchi del leader, tende a passare Ecio dei Veltri, difesa in corda di Smashing Victory, in terza posizione Zinza Brutture, quarto all'esterno Basinger Hanover, quinto in fuori il numero 8 il Remaker, in vantaggio Smashing Victory, proteso all'esterno sempre il numero 3 Ecio dei Veltri, che all'interno il numero 5 Zinza Brutture, in quarta Basinger Hanover, in quinta Ludo De Castel, poi fuori il Remaker. Intanto la seconda frazione in 36, gli ultimi 200 in 15.4, sempre in vantaggio il numero 2 Smashing Victory, secondo in fuori il numero 3 Ecio dei Veltri, terzo in conto il 5 Zinza Brutture, quarto all'esterno il numero 7 Basinger Hanover, così i concorrenti al chilometro 1.12.7 in vantaggio il numero 2 Smashing Victory, della sua scia Zinza Brutture, che è in fuori Ecio dei Veltri, quarto in fuori il 7 Basinger Hanover, poi migliora sui primi il Remaker in anticipo su Free High Race. Intanto sempre in vantaggio Smashing Victory, terza frazione 28.6, gli ultimi 200, 15.3, progredisce il Remaker, Smashing Victory al comando, ingresso addirittura dove migliora anche Exxon LB, in vantaggio Smashing Victory, in seconda Zinza Brutture, in terza Ecio dei Veltri, in quarta il Remaker, Smashing Victory, allunga in progressione, lo scatto all'arco del numero 8 il Remaker, nel finale Smashing Victory, avanti a il Remaker, poi lungo la corda il 4 Ludo De Castel. Le frazioni 28.8, 36, 28.6, 28.1, tempo totale 1.56.1, tempo al chilometro 1.12.6 per l'avanti tutta del numero 2 Smashing Victory, Bjorn Gopp, per i colori della Hogstorp Guard HB, il training di Olle Gopp, media ripeto 1.12.6, successo del numero 2 Smashing Victory, sull'8 il Remaker, buono lo sprint dell'artiere di Fabrizio Ciulla, e poi lungo la corda il 4 Ludo De Castel a recuperare sul vecchio Zinza Brutture, che esce ancora una volta.